Podcast. E qui con noi la bellissima, e poi dopo un po', e qui con noi l'affascinante, e poi è stata una bellissima donna, e qui con noi Filippa Erbacca. Tu adesso, e poi è ancora una bella donna. Ah sì, questo è terribile. Ogni weekend ospito nel mio programma personaggi straordinari, ma il tempo non basta mai. Ho bisogno di avere più risposte alle innumerevoli domande che mi pongo tutti i giorni. Da questa esigenza nasce il mio podcast, una serie di lunghe chiacchierate con i personaggi che mi hanno spinto ad approfondire me stesso e il mondo, anzi i mondi. Sono Daniele Bossari e questo è Profondo Boss. Questo è un po' il mio sogno, ci tenevo tanto a portarti qui. Nel mio sogno ho concretizzato un altro sogno. Sogno incubo, cioè, no. Tutto, a me sembra di stare al tavolo delle grandi trattative. No, sai che cosa? È che da ragazzino sognavo, no, di lavorare qui a Radio DJ, e adesso guarda, ti ho portato direttamente qua, nel il luogo cuore. Del mio sogno. Cosa ne pensi? Bello, bello, sì. Porta molli al lavoro, tipo. Marika Filippa Lagerbach, perché c'è Marika che la gente non sa. No, nessuno lo sa, tanto è che mi dimentico anch'io, tanto che non l'ho messo nell'attestato di nascita di nostra figlia. È un momento in comune che ero lì per chiedere dei documenti, hanno detto ma qui non c'è Marika Filippa, c'è solo Filippa, non risulta madre di sua figlia, quindi sappi che tua figlia non ha una mamma. Io questa cosa non la sapevo, me la stai svelando adesso. Mi sono dimenticata proprio al momento all'ospedale, quando dovevamo compilare i fogli, di mettere anche Marika, perché è un nome che nessuno mi ha mai chiamato. Mia mamma l'ha messo proprio come primo nome, ma anche lei non mi ha mai chiamato, mi ha detto che stava meglio così. E perché, scusami, Marika allora. Filippa. Marika, io ho detto, cioè, siamo insieme da 22 anni e io ho sbagliato il tuo nome. Ma tu fai sempre così, inizio a conoscere i tuoi gusti, e stavamo insieme da 20 anni. Dai, cioè, sì, non sì, raccontarla è così, questa così. Cosa, quando è che era successa? Era ma per... succede sempre. Va bene, senti, ma sai perché siamo qui? In realtà, perché ti ho portato qui? Perché questo è un traguardo importante per te. Questo 2023 rappresenta il 50° compleanno. Ecco. 50 candeline, come le vedi? Cosa rappresentano? Tu hai iniziato già il 1° gennaio a dire che guarda che manca poco. E tu, caspita, compio gli anni a settembre. Cioè, una data importante. Non ho mai badato tanto all'età, però mi rendo conto che questo numero è abbastanza pesante. Sì, forse fai un po' una valutazione di quello che hai fatto, quello che vorrai fare, quello che sei diventato, quello che vorresti essere e non vuoi più perdere tempo, insomma, è un po' un momento molto importante, credo. Ma cos'è che ti fa capire che hai 50 anni? No, solo il numero sulla carta, sinceramente, che credo che tutti... E ci sentiamo molto più giovani dentro, no? Era una cosa che i miei dicevano sempre, soprattutto mio padre: ma com'è possibile? Ho 80 anni, ma io dentro ho 30. Hai detto: sì, sì, va bene, lo dicono tutti. Adesso mi rendo conto che è proprio così. Ma com'è possibile? Gli anni dove sono volati? Cosa è successo? Cosa ho fatto? E quindi un po' ti fermi e fai una valutazione di quello che è stato. Anche senza rimpianti, perché quello che hai fatto è, insomma, è quello che tutto quello che hai fatto ha portato ad essere la persona che sei oggi. E quindi sono felice, ma io sono quasi sempre felice, mi sveglio felice. Lo so, però questa è proprio la verità, cioè che hai una felicità interiore, sei bella anche da questo punto di vista, ma voglio approfondire poi questo argomento magari dopo, quando ci addentriamo un po' nella tua filosofia di vita, che mi interessa molto, lo sai, lo sai. Tu mi è troppo mi strano tanto. Stare qui a chiacchierare con te come una terapia di famiglia, cioè con i microfoni aperti. È vero. Viene registrato. Però dai, scusami, la nostra storia in questo senso, cioè alla fine stai insieme, hai sposato uno che ti ha fatto la dichiarazione proprio in un reality show, cioè al Grande Fratello VIP davanti a milioni. Infatti, di telespettatori. Una delle domande che mi sto facendo adesso in 50 anni: come è possibile che questo sia accaduto? Un po' come mi chiedevo prima, come è possibile, io ho viaggiato il mondo, avevo il sogno di scoprire il mondo e poi sono finita a vivere a Milano, che da
più di 20 anni, no? 25 anni che sono qua, e non era la mia città ideale quando sono arrivata, una città caotica, industriale, un po', insomma, un po' buia, un po' difficile per me che venivo dalla verde, dalla natura, okay, dalla Svezia campagna. Non avete 6 mesi di buio all'anno, parli di buio? Sì, ma buio nella natura è una cosa, buio nella città, era una città. Milano ha subito una trasformazione, è diventata una bellissima città. Sì. È un altro segno dei 50 anni questo. Sì, no, ma è vero, è vero. Invece quando sono arrivata era una città già piena di nebbia, so che voi amate la nebbia, per me era un po' difficile, poi piena di traffico, io volevo andare in bicicletta, volevo i prati verdi, volevo il bosco, la natura, ecco, è stato un po' difficile, però mi sono innamorata di un milanese, di te, insomma, e quindi ho scelto di rimanere qua. Invece ho detto, ma potevo, insomma, la vita poteva portarmi in tutto il mondo, e invece il destino mi ha portato a Milano. Ma un attimo, raccontiamo un po' le tappe che ti hanno portato qua. A me piace anche scoprire questo aspetto, cioè ne abbiamo parlato, io la storia tua la conosco, però abbastanza, perché non sei mai uno che vuole fare domande sul passato. Perché sono geloso, semplicemente sì. Questo, sono geloso delle storie che hai avuto precedentemente. Guarda che anche Aladdin mi fa i gesti, girati, guarda anche lui. No, ma tanto il fatto che prima di te, lo sai, vivevo in Svizzera. E quando ho lasciato tutto quello che avevo per te, però non ho lasciato il dentista, e quindi ogni tanto dovevo tornare in Svizzera dal dentista, e tu spegnevi il cellulare, non mi parlavi, non rispondevi al cellulare e al telefono, perché io andavo nel paese dove avevo avuto un passato, ma stavo semplicemente andando dal dentista. Cioè, assurdo per sono me. Gelosissimo, ma lo non sai. Si può essere geloso del passato, è quello che mi ha formato comunque. Quello, le scelte quelle mi ha portato a stare poi con te. Quindi... tu sei gelosa del passato invece, Chiara? Zero, tu sei tranquilla. Quindi siete, vedi, abbiamo qui i due lati, la parte maschile e la parte femminile. Sì, sì. Io ti chiedevo sempre, almeno so, non, tu non hai mai raccontato niente delle tue migliaia di donne che hai avuto prima di me. Però io ti dicevo, e forse te lo ricordi, dimmi almeno, io esco, incontro questa, dimmi se c'è stato qualcosa, perché sennò sono veramente stupida, mi sento stupida parlare con qualcuno che è stata una storia, cioè ha avuto una storia con te, io non lo so, però non mi hai mai detto niente, ho dovuto indagare da sola, ma le donne poi si informano comunque. E hai scoperto qualcosa di me, quindi... E sono ancora qua, amore, quindi come tranquillo. Fai a sopportarmi dopo 22 anni? No, sono sincero, qua te lo sto chiedendo proprio pubblicamente. Beh, ho cintura nera di pazienza, innanzitutto. Ci credo tantissimo nel nostro amore, io scherzo sempre, lo sai, faccio battute, mi piace tantissimo prendermi e prenderci in giro, lo sai, però nutro un grande amore per te, per quello che supera ogni altra cosa, ogni altra difficoltà, ma la vita non è tutto semplice, è quello anche la bella il bello della vita, no? Sì, però concentriamoci sul periodo in cui ci siamo incontrati, così, quindi ripetiamo, sì. Torniamo indietro veramente nel tempo. Cos'è che ti ha fatto innamorare di me? Perché io avevo già un progetto, l'ho raccontato mille volte in mille interviste, quindi ti avevo vista su un poster negli anni 90, e poi nella prima occasione che ho avuto di incontrarti facendo questo mestiere di presentatore in una trasmissione televisiva, subito mi sono fiondato su di te, quindi ho cercato di tampinarti e ho richiesto più volte agli autori di averti come ospite nel mio programma. Invece, per quanto ti riguarda? Ma questo è stato divertente per me, ci giocavo, sentivo questo tuo interesse nei miei confronti, ti vedevo un ragazzo, no? Giovane, curioso, mi piaceva tantissimo la tua energia, la tua curiosità, il tuo modo di vivere, perché io devo dire che ero giovane, ho solo un anno più di te, però vivevo già una vita più da grande, più responsabilità, più, insomma, una vita già da adulto, già da cinquantenne, ma veramente, quindi amavo questa tua voglia, questa tua interesse per la vita, la voglia di scoprire, di andare ai concerti, di ballare, di essere spensierato, di insomma, di vivere, di divertirsi, e questo mi mancava tantissimo. Tanto ero anche un po', io viaggiavo tutto il mondo, insomma 3-5 giorni alla settimana ero in giro per il mondo per il mio lavoro, ed ero anche un po' annoiata del fatto che devo andare ancora in Thailandia, devo andare ancora a Miami, che adesso mi prenderei a pugni per una cosa del genere, però questa era la realtà. Invece tu mi hai fatto scoprire
il piacere di essere curioso, di interessarmi all'altro, interessarmi alle nuove culture, alle cose che vedevo. Quindi sono ripartita a un viaggio, dopo averti incontrato, ma eravamo amici, no, all'inizio, con un'altra proprio mentalità. E tanto le persone con cui lavoravo dicevano: ma cosa ti è successo? Ero ancora nella mia vecchia vita, diciamo, però ti avevo incontrato. Ed ero diversa, mi divertivo di più, ero più tranquilla, ero più curiosa, avevo voglia di fare esperienze. Quindi tu mi hai fatto proprio rinascere, diciamo, e scoprire un altro modo di vivere. Quindi mi hai fatto innamorare. Poi il tuo profumo, insomma, il patchouli che rimaneva impresso nei vestiti, nell'ambiente. Quindi, ma scusa, quindi quando tornavi a casa tua, poi nella tua vita precedente, con magari addosso il profumo di patchouli, sì, cosa succedeva? Infatti dicevano: cos'è sto odore di muffa che si sente no! nell'aria? Ma come? Il patchouli è buonissimo. Sì, infatti mi piace tantissimo. Senti, quali sono gli aspetti, magari caratteriali, non lo so, della tua vita che sono cambiati stando con me? In parte mi hai già risposto. Trovare la persona che ti completa. Probabilmente siamo diversi noi, però siamo anche simili, ci assomigliamo per tanti aspetti. Dai, no? dimmi, questo è un concetto che mi piace molto. Sì, del nostro come guardiamo il mondo, come trattiamo gli altri, il nostro rispetto, la nostra riservatezza. Sì, questo sì, però devo dire, se posso, cioè, allora, io ho sempre visto, no, che siamo diversi in questo, cioè due estremità opposte, no? Tant'è che dico sempre che tu mi tiri giù, no? Quando io, no, nel senso buono, no? Io ho sempre la testa tra le, sì, nuvole, e tu invece mi rimetti coi piedi per terra. E tu mi alzi un pochino, no? Se no sono molto pragmatica, molto ordinata, molto, insomma, faccio le cose come devono essere fatte. Invece quella roba lì di andare fuori dalle regole, di fare le cose in un'altra maniera, o anche un po', se vede il pranzo di Natale in Svezia, sono tutti in silenzio, si mangia bene, un po' di chiacchiere. Invece quando mia mamma viene qua, facciamo il pranzo di Natale in Italia, tutti si alzano, si brinda, si urla, si balla, si ride, insomma è movimentata. Questo è un po' quello che ho trovato in te. Quella roba lì che la sorpresa, quella di non sapere, quella di essere imprevedibile. Cioè la nostra, l'italianità della festa, di essere così cacciaroni in tutto. Sì, ma è una cosa che, quella è la vita, no? Vivere veramente, invece non, insomma, mettere vita nella vita. Insomma. Dai, parlami un attimo di questa differenza anche culturale, quindi, tra il nord Europa e invece il sud Europa. Ma probabilmente è molto, lì fai i cavoli tuoi. Cioè non sei curioso verso l'altro, non vuoi invadere la privacy degli altri. Cioè, tanto che non abbiamo nemmeno le tende, no? Perché noi vogliamo far entrare la luce e guardare fuori. Qui hai paura delle persone che ti guardano dentro casa, quindi mi giro e ci sono le tende dappertutto, però non entra nemmeno la luce. Però noi lì abbiamo bisogno della luce durante, sì, anche se l'illuminazione, in realtà io trovo che in Svezia il calore, ad esempio, di alcune atmosfere, no, generate da questi candele dappertutto, cioè avete la capacità di rendere l'ambiente molto accogliente. Dobbiamo farlo, perché tanti mesi all'anno c'è molto buio, no? Quindi tendiamo di chiuderci in casa, creare una ambientazione molto calorosa, molto accogliente, perché viviamo tante mesi dell'anno dentro. Invece qua si tende a vivere più in piazza, forse, o almeno una volta, adesso è cambiato un po' anche. Quindi qua mi stai dicendo, c'è comunque una forma di rispetto nei confronti della privacy altrui che implica anche un po' di rigidità in, sì, questo senso, sì, di chiusura. Perché io mi ricordo solo un esempio, dove eravamo, a Roma? C'era un'ambasciata, no? Era l'ambasciata di Svezia a Roma, per incontrare il re e la regina. E sono arrivati con la macchina, noi eravamo tutti fuori, sono scesi dalla macchina tutti in silenzio, rigorosi, nessuno ha detto niente, e loro un po' in imbarazzo hanno salutato, ma non sapevano nemmeno loro cosa fare. Sono entrate, allora solo lì è partito un tiepidino applauso. Due manine che hanno battuto così. In Italia ovviamente sarebbe capito. Esattamente, questa è la differenza. Questo siamo noi, no? Tanto che mi piace questo amore per la vita, di scoprire i sapori, no? Parlare 2 ore di un pomodoro perfettamente maturo, o, insomma, godere delle
dei piccoli piaceri della vita. Aspetta, parlare per un'ora di un pomodoro maturo? Sì, cioè... perché qua è gusto, non, insomma, certo. Fa affascinarsi della materia prima. Io non so, con i nostri vicini in campagna sono stata a parlare ore e ore di pomodori, perché cioè, è la vita quello, il pomodoro è la base, cioè, ogni della cosa... felicità. Anche dal punto di vista culinario ha una sua filosofia, cioè quindi ogni sì, devi stare si alla bruschetta, fa, la cosa metti. Ma se, ti alzi da pranzo e inizi a parlare di cosa mangiare a cena. Invece con mia mamma aprivamo il frigo all'ora di cena e vediamo cosa mangiamo. Cioè non era grande storia, non era una cosa perché devi nutrirti più che il piacere di una cena, di anche della convivialità, di parlare, di chiacchierare. Io veramente da piccola mi dicevano durante la cena si sta in silenzio e poi si parla dopo. Cioè, sembra di stare in un convento. Caspita, molto così. Rigida però come sì, educazione. Sì, sì, sì. Però poi ti ho visto, nonostante questa preparazione, diciamo così, culinaria, non proprio aperta magari ai mondi italiani, però tu sei bravissima a cucinare. Cioè, beh, lo fai anche sui social, che... sempre, ti vedo a casa tutti i giorni, ti occupi di questo aspetto e lo fai con grande amore. È una cosa che ho imparato qua. Comunque, il gusto, poi ero piccola, sono andata via a 18 anni dalla Svezia e mangiavo, tu sai che quando abitavo da sola mi nutrivo di merluzzo impanato pronto e i ravioli in scatola. No, i ravioli in scatola secondo me sono la cosa più orrenda, adesso non so, voi però... Quindi ho fatto grandi passi in avanti, dai. Sì. Poi con te è una sfida in più che sei celiaco, quindi ho dovuto... Sì, sì, questo è vero, imparare. Però guarda che io posso... Parlo di mia suocera, ok? Di tua mamma. Sì. Cioè, lei è bravissima in realtà, perché quando vengo da voi, comunque quando lei viene qui da noi, insomma, cucina sempre dei grandi manicare. Mia mamma è un maestro di vita in generale. E quindi non mi ritrovo nel racconto che hai appena fatto. Scusami, maestra di vita, certo, sì. Ma parliamo di cucina, no, adesso espressamente. Però lei lavorava dalla mattina alla sera, medico, molto impegnata, non aveva tanto tempo di stare a cucinare tutti i giorni, quindi alle 5 io mettevo su le patate, per dire, e le patate erano le base del nostro mangiare tutti i giorni, un po' come qua la pasta, e quindi non c'era questo grande amore, secondo me, forse è nata anche per lei dopo. Anche se lei è stata brava a fare tutto, lei è una che cambia le ruote della macchina e fa le tende, rifà i mobili, e taglia gli alberi nel giardino, cioè è veramente un mito. Quindi è da lei che hai preso questo aspetto pragmatico, cioè la capacità organizzativa, perché tra le tue qualità, io lo posso dire proprio apertamente, la mia è una dichiarazione d'amore che si rinnova ogni volta, e c'è sicuramente la dolcezza, tutto questo aspetto qua, però poi c'è un senso, la capacità organizzativa che hai tu, per me è straordinaria, tant'è che Stella ti chiama momanger, no? Sì, sì. La mamma manager in questo senso. Sì, ma forse questa è anche donna come cosa, no? Di saper fare mille cose contemporaneamente. Noi siamo dei polipi, perché mentre cuciniamo organizziamo la giornata della bambina, ma anche del marito, e anche le nostre cose, anche i compleanni e le cose, cioè è una cosa che fanno tutte e dovrebbero fare anche gli uomini, però tu ti blocchi, fai una cosa alla volta, insomma vai in tilt, se ti chiedo una cosa mentre stai facendo una roba sei già in tilt. Non riesco, io non sono certo multitasking, però so anche che mi hanno spiegato alcuni ricercatori, scienziati eccetera, che ho intervistato qua nei miei programmi, che quando si è troppo multitasking non si fa bene niente. Secondo me non era una donna quella che ha affermato. È proprio così, hai perfettamente ragione, quindi non ci sono scuse. No, assolutamente, però è un talento saper fare tante cose, no? È anche una passione, è una guardare le esigenze di tutti, sentire che stiano bene tutti, insomma pensare ai bisogni di tutti i familiari e anche oltre. Però questa è un'altra tua qualità, che è l'altruismo, cioè la capacità di entrare in empatia con gli altri ed aiutare. Io lo vedo, la generosità anche con le persone che ti seguono, ad esempio sui social. Mi piacerebbe affrontare anche questo argomento con te. Sì, questa è una cosa innata probabilmente, però anche la cosa di fare tante cose, di non avere paura di provare, e fai da te, insomma è una cosa molto nordica, dove non chiami gli esperti per far fare dei lavori in casa, cerchi sempre di fare da te.
Un'altra cosa nordica è l'indipendenza. Sì, bravissimo, l'indipendenza. Infatti mia mamma mi ha sempre insegnato l'importanza di essere indipendente, di saper cavarsela da soli, non dipendere da nessuno nella vita, e avere sempre la possibilità di fare esperienze o aprirti al mondo. Lei non mi ha mai detto mai, cioè dipende dalle tue capacità le cose che farai nella vita, non perché sei uomo o donna, cioè non mi ha mai parlato di un'eventuale difficoltà maggiore perché sei nata donna, assolutamente, e sono molto fortunata di essere nata in un paese libero, ovviamente con dei genitori con una mentalità del genere, però mi ha sempre detto: se ti impegni, se credi in qualcosa, se vuoi ottenere dei risultati, lo puoi fare, dipende da te. E poi è importante appunto essere indipendente, che ho cercato sempre di insegnare a nostra figlia, no? Il fatto di cavarsela da sola, andare a vivere presto da sola, e tanto è che a 18 anni ha deciso di andare a vivere da sola e ho un po' sofferto perché mi sembrava prestissimo. Però tu hai fatto la stessa cosa. Esatto, quindi non poteva non essere coerente nel mio pensiero e quindi dovevo lasciarla andare. Cioè, spiegami un attimo, com'è andata la vicenda? Perché in realtà tu non hai avuto ostacoli da parte dei tuoi genitori? Allora, i miei sono divorziati, sono cresciuta con mia mamma da sola, no? Quindi lei forse da genitore anche single, se diciamo, era molto severa, ma molto severa. Io non potevo andare al cinema con i miei amici alle 9 perché lei ributtava troppo tardi, non potevo mai dormire dalla mia amica perché lei pensava che magari arrivavano i maschi, insomma, ultra severa. Però ha detto: una volta che hai finito il liceo e tu guadagni i tuoi soldi da sola, potrai fare quello che vuoi. Solo che forse non si immaginava che ho iniziato presto a fare la modella, quindi dopo il liceo avevo già la possibilità di andare in un altro paese, provare a cavarmela da sola, guadagnavo dei soldini, avevo finito il liceo secchionissima con dei risultati ottimi, quindi avevo insomma fatto tutto quello che lei voleva. Ho sempre seguito, non mi sono mai ribellata. Però poi a 18 anni, ciao, me ne sono andata e non sono mai più tornata. Quindi, dove sei andata? A Milano, prima fermata era Milano, cioè, per modella, la moda. Modella. Per la moda volevo fare un anno sabbatico prima dell'università, perché avevano grandi programmi per me e sono tuttora nel mio anno sabbatico. Ma tu volevi fare la modella? Cioè, com'è no, andata la no, cosa? No, assolutamente no, non ero considerata carina. Dunque, a scuola, hai detto niente. 18 anni, quindi eri consapevole, non eri considerata a scuola? No, cioè, nel senso, non ti vedevano come una figura spesso succede attraente. Questa che la ragazza popolare, carina, non è quello che magari viene scelta per fare la modella, perché la modella deve essere alta, deve essere un po' quirky, no? Un po' diversa, magari ha dei canoni di bellezza che non viene considerato così da carina a scuola, ecco. E quindi me l'avevano chiesto a 14 anni, poi ancora a 15 anni. Allora sono andata. Chi te l'aveva degli chiesto? Scout, ci sono delle persone in giro per la città che vanno a cercare ragazze. Ma 14 anni non è un po' presto? Avevo forse 13 anni addirittura, e sono andata a incontrare questa agenzia della Francia che cercavano modelle, e loro hanno detto: no, sei troppo piccola. E io pensavo fosse un concorso che avevo perso ed ero tutta triste. Sì, ma perché tu hai accettato? Cioè, ti interessava o non ti interessava? No, vabbè, ero lusingata del fatto che uno che mi diceva: tu puoi fare la modella. E tu, ma come? Io non era però un tuo sogno? No, assolutamente. Però un anno dopo è successo ancora, allora sono andata con mia mamma in questa agenzia svedese, ho fatto delle foto di prova, hanno detto: sì, potresti iniziare. Io ho detto: ma geniale, potrei guadagnare dei soldi durante il weekend, insomma la possibilità di fare anche dei viaggi, ma poi studierò, farò le mie cose. E così è stato, è solo che poi ho sempre lavorato di più, e quindi ho cercato di, volevo fare quest'anno sabbatico per provare, insomma, per scoprire il mondo, ma non era la mia intenzione di rimanere. Sai, quali sono state le tue tappe nelle città? Sono andata a Milano come prima tappa, poi mi sono spostata a Parigi come base, da Parigi viaggiavo in tutto il mondo, e poi dopo 10 anni ho incontrato te e sono tornata a Milano. Però ho vissuto un po' a New York esatto, a Londra, io mi ricordo insomma. Sì, qua. sì, facevo, però avevo a base a Parigi. Che effetto ti fa vedere le immagini? Adesso qui non ci sono le immagini, non le possiamo mostrare, però le immagini di te da modella, magari giovanissima così, con le prime, come si chiamano quegli scatti prova, i book fotografici, il book. Che effetto, com'è? No, sono felice quando vedo quelle bellissima, foto. Bellissima, ovviamente. Sì, erano belle. Io pensavo che fossero foto che si fa in 5
5 minuti, non scatti, mi devo, mamma mi accompagni, perché mi devono fare queste test, no, per il book, ma saranno 10 minuti, poi esco, quindi parcheggi, stai in macchina, io entro, cioè ore dopo sono uscita e ho detto forse è meglio che vai a casa, io ti chiamo, poi mi viene a prendere. Quindi non ho neanche fatto entrare nello studio mia mamma a 13-14 anni, cioè volevo essere indipendente già allora. E adesso invece io ho accompagnato Stella ovunque, no? L'accompagnerei anche oggi, invece. Beh, era... Prima di parlare di Stella, ovviamente, mi piacerebbe capire un po' la tua percezione, cioè com'è cambiata questa tua visione della vita legata anche all'immagine, alla bellezza, visto che ti appassiona così tanto la moda. Sei, io lo posso dire, secondo me tu, una delle altre tue caratteristiche è proprio l'eleganza. L'immagine rispetto all'epoca in cui tu facevi la modella, dove c'erano top model tipo Cindy Crawford, sì, chi erano le top, sì, delle, sì, Naomi, cioè, Campbell, erano chi è... tutti loro, sì, e certo. Adesso invece i canoni estetici di adesso, cosa ti senti di dire? Ma è più ampia la bellezza, non è il canone classico della bellezza che potevamo avere ai tempi, no? È più libera, quindi mi piace in realtà di più. Perché adesso dici? Sì, in realtà sì, da un lato mi piace di più, non mi piace l'omologazione che si vede su Instagram, dove tutti giocano con i filtri, dove stiamo proiettando un'immagine irreale di una bellezza impossibile, dove invece nascono un sacco di complessi, no? Perché tutti si sentono brutti senza i filtri, non sanno come sono realmente nella vita, perché tutti si nascondono dietro il telefono. Però non lo so, la bellezza per me ha aperto un sacco di porte, però ti apre la porta, poi devi però farti valere, non è così semplice. Ovviamente mi ha aiutato, sarei ipocrita a non dirlo. E in che fase sei tu? Adesso voglio alleggerire un attimo la cosa. In realtà abbiamo cominciato parlando dei 50 anni, no? Mi parlavi dei commenti che arrivano, perché i complimenti normalmente, come hanno, a seconda della fascia di età, sì, c'è tutta una graduatoria. Quindi la prima è, lo posso dire io, cioè tu sei... bellissima! Ok, tu parli di presentazione, quando ti presentano? Sì, okay. Qui con noi la bellissima, e poi dopo un po', è qui con noi l'affascinante, e poi è stata una bellissima donna, è qui con noi Filippa Airbag. Tu adesso, e poi è ancora una bella donna. Ah sì, questa è terribile. Questa è la cosa, tu in che fase ti trovi adesso? È ancora una è bella ancora. Donna. Va bene. Però ne parlo spesso, perché è bello sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Credo che questa è la più difficile conquista che ci sia, qualsiasi età, ed essere orgogliosi di quello che si è, insomma, di non insomma, questa ci vogliono quegli anni, perché non ce le hai a 20 anni, e tu dici, ma com'è possibile che aveva tutti quei complessi a 20 anni, a 30 anni, che ti riguardi le foto, dici cavolo, cioè, ero bellissimo, cioè, stavo un fiore, una cosa, infatti, invece tu magari trovavi un difetto o non ti piacevi. Certo, come tutti, insomma, io pensavo, quando mi hanno scelto per fare la modella, ho detto, si saranno sbagliati, oggi, domani, dopodomani mi chiameranno per dire, guarda che ci siamo sbagliati, perché hai questo, quest'altro difetto, e va bene così, e io sarei stata contenta lo stesso. Invece non mi hanno mai chiamato, quindi era tutto nella mia testa, evidentemente. Però è così, funziona, abbiamo, così per purtroppo, tutti, purtroppo è così. Però è bello sentire, invece adesso sto forse meglio, non me ne frega niente del giudizio degli altri, anzi mi dà fastidio se ti giudicano bella o brutta, cioè chi se ne frega. Magari fossi io così forte e sicuro di me come sei te, cioè nel senso che te ne freghi. Però è strana sta cosa, anche la percezione degli altri, perché io a scuola ero estremamente timida, insicura di me, però poi ho incontrato un compagno di classe pochi anni fa che mi diceva, era incredibile perché tu eri proprio quella sicura di te, eri forte, emanavi questa sicurezza, e io ho detto, ma no, ma ero completamente cioè, il contrario di quello che lui pensava di me.
Quindi è particolare questa percezione soggettiva, certo, cioè gli altri hanno una percezione di noi che magari non coincide con quella che noi abbiamo di noi stessi. Proposito di questa percezione, cioè tipo tu ti svegli la mattina quando ti guardi allo specchio, oh che figa, no. Anzi io gioco anche spesso col fatto di mettere una foto tutta truccata, bella gnocca, come mi hanno fatto, no, il team di trucco e parrucco, e dico ieri mi sono svegliata così, e poi invece oggi così mi metto una foto bruttissima, tutti arrabbi perché dici non devi mettere queste foto brutte, io invece mi diverto tantissimo perché questa è la realtà, no? Cioè Instagram verso, vedi che emergono tutti gli aspetti belli del tuo carattere, anche la tua positività, in questo senso la tua ironia, autoironia, cioè lo posso dire. Io mi sono incastrata in questo ruolo molto istituzionale, no? Dove sono molto rigida, molto precisa, molto, no? Invece... Ma parli del tuo ruolo nella trasmissione? Sì, che tempo ma in che generale, fa? No? Forse così mi vedono le persone. Invece sono una cazzona. Mi piace tantissimo ridere, far ridere, prendermi in giro, non mi frega niente, fare i balli stupidi, essere stupida. Stupidiera è una cosa che mi amo tantissimo. Beh, questo lo posso ovviamente dire, è una delle cose che mi ha fatto innamorare di te, lo sai, l'ironia. La simpatia, cioè che veramente effettivamente forse non traspare così tanto attraverso i tuoi social, che invece raccontano moltissimo della tua vita, attraverso quello che fai in televisione, ma nella tua vita privata, invece nella nostra vita, tu fai ridere sempre, cioè riesci, tu sei sempre un ottimo pubblico, poi, perché tu ridi sempre. No, ma mi piace far ridere, la tua ironia. Però questa è una cosa bella dei social, no? Perché tu hai persone che ti seguono tutti i giorni, quindi piano piano iniziano a conoscere il tuo carattere, la tua persona, e quindi puoi permetterti di parlare in un certo modo. Se entra qualcuno di nuovo e vede magari un post un po' ironico così, non lo capisce, però chi ti segue, e diventiamo quasi un gruppo di amici molto allargato, ed è bello potersi esprimere molto più liberamente in questo senso, perché capiscono quando sei ironico, quando ti prendi in giro, quando parli leggermente di una cosa senza essere superficiale, no? Certo, qual è la tua, visto che stai parlando di social, i social che cosa rappresentano nella tua vita? Ecco, diciamo... A me mi ha proprio portato ad ampliare, di poter parlare delle cose che mi interessavano, che in TV non avevo spazio per farlo, e quindi ho iniziato presto, nel 2010, a aprire un blog e girare con la mia macchina fotografica a raccontare le cose che potevo... Sei stata tra le primissime ad aprire un blog, che anno era? Cioè un blog... 2010 credo che, sì, più o meno, sì, perché in Svezia erano già avanti su questo, del fatto di aprire i blog e parlare in questa maniera, quindi l'ho aperto molto presto. Quindi l'hai continuato a mettere i tuoi contenuti? Ti ricordi? Cioè io l'ho aperto e fa sì, tanto la costanza di mettere i contenuti ti scemerà. Era veramente un'altra epoca, sì. Cioè sembra incredibile. Invece ho continuato tutti gli anni di mettere contenuti tutti i giorni, perché è una cosa che mi diverte, mi piace la condivisione, mi piace seguire altri, mi piace questo dialogo che si crea, mi piace avere il contatto con tante persone e poter così anche avere un dialogo, no? Poi le piattaforme si sono evolute, quindi sono cambiate, dal blog il linguaggio è passato poi attraverso Instagram, sì, per esempio, sì. E lì mi sembra che sia un po' veramente casa tua, cioè in questo senso, cioè la tua dimensione... Piace, mi diverte tantissimo, proprio mi piace esprimermi per immagini, per foto, anche senza tanto testo, creare un linguaggio così. Io ho sempre detto che non voglio avere un posto polemico dove parlo di politica o cose tematiche attuali, invece voglio portare un piccolo porto di tranquillità, di serenità, dove le persone possono respirare, cioè anche trovare un piccolo sorriso. Io parlo molto per natura, per immagine, per suoni, insomma mi piace coinvolgere così le persone che vengono, anche che dedicano un minuto a quella pagina al giorno, ma devono trovare pace, tranquillità. Questa è un po' la mia missione. E adesso voglio anche parlare della missione, invece la tua immagine come la tratti? Questo possiamo dare magari anche qualche consiglio, qualche trucchettino per apparire meglio, no? Perché per esempio tra gli ospiti che sono venuti a trovarci qui nel nostro podcast a Profondo Boss c'era anche Gabriella Grayson, la quale mi ha confidato a microfoni spenti che segue anche il tuo modo di rappresentarti e lo copia perché sa che così viene bene. Ah, che bello, che gran complimento. Te l'ha svelato il microfono a chiusi e tu l'hai detto adesso in onda.
sarà felice. No, ma per dire, no, diamo qualche trucchetto. Quali sono le regole per apparire? No, è quella lì di sentirsi bene, cioè non seguire le mode, ma vestirti per tuo carattere, quello che sei, per il tuo fisico, quello che tu senti che ti stia bene, non ascoltare gli altri. E questo anche con noi, no? Tu magari all'inizio volevi un tipo di donna. Cioè spiegami. A te piaceva tantissimo la donna velina, diciamo, con la minigonna, il tacco, l'unghie finte, il trucco, cioè. E quindi io ho sempre detto, ma hai sbagliato totalmente donna. Tanto che una volta volevo accontarti e sono andata a farmi le unghie finte, no? Cioè, e sono durate mezz'ora perché è volato via subito uno. Io non riuscivo più a fare niente, neanche a mettermi la crema, neanche a fare tagliare i fiori, cioè niente. Però tu volevi quell'immagine lì, quindi mi hai sempre detto. Io invece ti vedevo un po' street, no? Avevi i pantaloni baggy con le sneakers. Io imitavo un po' il tuo stile, perché a me piaceva tantissimo come ti vestivi e tu non eri contento per niente. E quindi, insomma, mettersi quello che uno si sente. Essere fedele al proprio stile, quindi non ascolto quello che vuoi tu, ma io voglio essere quella che voglio, sì, io. Sì, c'è da dire che tu hai parlato del tacco alto, per esempio io non sopportavo le tue, come si chiamano lì, quelli bassi, le ballerine. Sì, ma la scarpa ginnastica non le metto spesso, le ballerine. No, che poi non è vero, cioè adesso è cambiato tutto perché stiamo parlando dei nostri cambiamenti. Ti ho paura, insomma, ti ho un po' scioccato, il Birkenstock col pelo, queste cose qua. Era, cioè, per me l'orrore all'inizio. Sì, l'orrore. E invece hai avuto sempre ragione, perché in questo senso poi sono diventate, no? No, ma non tanto quello, però insomma tra di noi, no? Perché tu vuoi comunque ovviamente piacere al tuo uomo, alla tua donna, questo è chiaro, però devi piacere a te stesso prima, perché sennò diventa tutto, cioè non è vero, cioè stai male tu devi stare bene. Quando vedi una persona che sta bene nella propria pelle, che emana questa tranquillità, questa solarità, questa bellezza, perché si sente bene, questa per me è molto sexy. Beh, quindi adesso in questo momento sono solare, secondo te? Sì, io ti vedo bellissima con questo abito verde. Perché oggi ti sei sentita così di venire qui? Sì, infatti è un po' sgargiante come colore. Non mi piace. Però mi piaceva il tatto, è un po' vellutato, un verde che mi rappresenta comunque. Quindi, però te l'ho chiesto, va bene, ti piace? E tu lo fai sempre. Vedi, parlando della sicurezza interiore, secondo me qui possiamo affrontare la parte tua che io trovo più evoluta. Cioè io ho sempre detto nelle interviste, raccontando di te, che mentre io sono alla ricerca del significato profondo della vita, vedi, profondo boss, scienziati, ricercatori, monaci, sempre a cercare libri, leggere, meditare, riflettere la nostra posizione nell'universo, ecco, tutto questo ce l'hai già. Cioè è come se in questo senso fossi più evoluta, no? Ma parlo proprio nel senso civico, nella capacità di rispecchiarti negli altri in maniera empatica, nell'aiutare, nell'altruismo, nel rispetto nei confronti della natura, le tue filosofie ambientaliste che sono vere, sono autentiche, non sono il frutto di una tendenza o di una moda passeggera. Cioè tu ce l'hai proprio nel tuo DNA e me lo trasmetti ogni volta, ma non solo, anche quando mi devi confortare, no? Nei nostri momenti, anche le crisi, i momenti più difficili che abbiamo passato insieme, mi hai dato sempre una forza. Da dove la trovi questa forza? Chi sei? Per me è tutto innato e nasco veramente tranquilla e tendo di vedere sempre le cose in maniera positiva e poi anche allenare il cervello a pensare in questa maniera, secondo me, quando tutti glielo dico spesso, no, a chi mi segue così, che se hai già visto qualcosa di bello oggi, cosa hai vissuto di positivo? Ma può essere veramente un sorriso, un animale, un fiore, una luce, un rumore, insomma, che ti fa star bene. Invece di una situazione sottolineare le cose brutte, sottolinei sempre il bello e dopo un po' va in automatico e ti fa del bene, stai meglio tu e quindi questa lo puoi divulgare anche agli altri. Però vedi, mentre il monaco zen Tetsugen Serra ci ha raccontato che per raggiungere questo stato di felicità continua bisogna impegnarsi con degli esercizi quotidiani,
anche di meditazione. Tu questa cosa qui, cioè in realtà la fai senza saperlo, ed è una cosa meravigliosa, cioè lo fai perché questo è un esercizio, l'hai appena detto, cioè trovare il bello. A volte può essere, penso, cerco di interpretare tutte le persone che possono osservarti o ascoltarti, potrebbe anche risultare irritante per alcuni, tipo, sì, ma scusami, io devo pensare al lavoro, la famiglia, i figli, le cose, mille problematiche, mille cazzi che abbiamo tutti, certo, nella vita quotidiana. Però i cazzi ce li abbiamo tutti, sì, però poi hai capito, le informazioni, la guerra, le cose, le ansie, le preoccupazioni. E invece riesci sempre a essere... Allora, tendo anche di non preoccuparmi delle cose di cui io non posso proprio intervenire, non posso farci niente. Quindi è chiaro che io sono preoccupata come tutti per la situazione mondiale, sia dell'ambiente climatico, cioè la guerra e tutto ciò che c'è, che le notizie che ci arrivano tutti i giorni. Però posso farci poco. Sulla guerra, per esempio, sull'ambiente posso intervenire nel piccolo, fare i miei piccoli passi tutti i giorni e quindi cercare che io, guardandomi nello specchio, sono pulita, sono trasparente, sto cercando di fare il mio meglio. E così anche con la guerra, non litigare con gli altri per cose futili, perché nasce così anche il conflitto, no? Nasce sul posto di lavoro, nasce nel traffico, nasce al supermercato, cioè che ti arrabbi con qualcuno, ma perché cosa? E poi quel conflitto possa crescere e alla fine, cioè, scoppia veramente dei conflitti enormi. Quindi fare il nostro piccolo per far stare meglio noi come persone, individui, e quel piccolo fatto da tanti, secondo me, farà un grande, grande cambiamento. Per esempio, a proposito di cambiamenti, io mi ricordo di te, sei stata una tra le primissime, almeno qua su Milano, mi ricordo, a proporre la bicicletta, l'utilizzo della bici come mezzo alternativo. Cioè, sembra assurdo perché poi c'è sempre stata la bici, però certo, non era così comune, cioè nel senso, no, hai pubblicato anche un libro, facevi tutte le manifestazioni, mi ricordo, hai fatto anche un programma televisivo In Bici con Filippa, cioè la promuovevi tanto e sei riuscita anche a contagiare me, in realtà io poi ho utilizzato un mezzo leggermente diverso, cioè la bicicletta sì, ma elettrica, sì, comunque sostenibile. È una grande conquista per me riuscire a convertirti, no, uomo motore, donna e motore. Cosa ne pensi? Sì, è vero. Ma cosa ne pensi adesso che effettivamente si è mossa questa sensibilità, cioè lo vediamo, le piste ciclabili, per fortuna, sì, Milano, appunto, come ho detto, per me era difficile, io volevo avere la libertà di poter girare in bicicletta ed era molto difficile, soprattutto con Stella piccolina, però i tuoi mi hanno regalato la prima bici con il sellino dietro, ho iniziato così timidamente a andare in marciapiedi, perché volevo proprio trasmettere a lei questa sensazione di bellezza, di scoprire la città in un'altra maniera, attraversare i parchi, sentire profumi, incontrare persone, arrivare soddisfatta alla tua destinazione. E quindi ho anche nel 2013 scritto un libro per incentivare altri a fare la stessa cosa, e non c'era questa enorme tribù di ciclisti all'epoca, quindi forse era anche troppo un po' in anticipo, no? Però sono felice di aver partecipato con una goccia, credo, in questo cambiamento, e adesso adesso tutti sono molto più sensibili, ma c'è ancora tanta strada da fare. Mi raccontavi questa immagine che ovviamente ricordo molto bene, di nostra figlia, di Stella, a bordo con te, di questa bicicletta sul seggiolino dietro, te la portavi in giro, cercavi di farle vedere attraverso l'esempio, no, come muoversi in città, l'importanza, tant'è che poi abbiamo deciso di andare a vivere anche da un'altra parte perché all'epoca ci sembrava più umana come dimensione una città vicino magari alla natura, così rispecchiava anche il tuo modo di essere e anche il mio, infatti poi credo di essere stata molto il motore di questi nostri cambiamenti, no? Se no saremmo andati avanti come facevamo, che stavamo bene, certamente, ed essere il motore è anche difficile perché non eravate felicissimi i primi tempi quando abbiamo fatto questo cambiamento, e mi sono sentita anche un po' in colpa perché ti ho strappato dalla tua città, Stella l'ho strappato dai suoi amici e dell'ambiente di cui lei era abituata, però poi ci è voluto un po' di pazienza, un anno, non era facile, e invece poi adesso mi piace. Certo, siamo innamorati di questa possibilità di vivere così anche nella natura. E io già sto guardando per altri posti. Si va avanti, certo, sì, si evolve, sì, infatti arriviamo anche lì a parlare dei sogni, del futuro, mi piacerebbe con te. Però parlando di Stella, no, di questa immagine che ti dicevo di lei in bicicletta,
vorrei capire, adesso che la vediamo, cioè quest'anno compie 20 anni, lei ha 20 anni, quindi è anche lì, tu 50, lei 20, cosa vedi di te in lei? Ah, questo è bellissimo, quando vedi quello che dici, quando senti ripetere parole che tu hai detto, che poi diventano le sue parole o l'immagine che posta, che possono essere la natura, i fiori, i rumori, che comunque è un imprinting che sento molto mio. E anche i discorsi che avevamo fatto con lei, che tu avevi fatto, no, prima di questa esperienza che ha fatto a New York, che dicevi l'esperienza diventa quello che tu lo fai diventare, e poi lei si è espressa così parlando con altre persone ed è incredibile vedere ripetersi dei concetti che noi riteniamo importanti arrivare dalla sua bocca, e quindi è proprio vero che i bambini, i ragazzi copiano quello che tu fai, non quella che tu rappresenti, non quella solo che dici, non le regole dette perché devono essere regole, non io dico sempre, non fanno la differenza. Non puoi dire al figlio non fumare se poi dopo tu ti metti lì al balcone e fumi, esatto, la sigaretta, tu genitore, perché cioè, nel senso, io con la mia esperienza devo dirti che non ha nessun effetto. No, l'esempio, proprio. Loro ti osservano, mm-hmm, anche quando tu pensi di non essere osservato, ed è, sì, proprio lì che imparano gli atteggiamenti giusti. Sono d'accordo con te. Stavo dicendo 20 anni lei, noi adesso stiamo registrando questa conversazione, magari l'ascolterà, magari no, non lo so, non ne ho idea. Cosa le possiamo dire? Cosa le puoi dire? Cosa ti sentiresti di consigliarle anche per il suo futuro? Cioè, questo è un messaggio, una cosa tipo che rimane nella bottiglia, no? Rimane lì. No, a volte io penso, no? Cioè, così da mamma che si pensa del suo futuro, che è il suo sogno, no? Di fare film, di essere nel mondo del cinema. Vuole fare la regista, certo, questo è il suo sogno attuale. E io penso, quando vedo le premiazioni, chissà se un giorno riterrà un premio importante, e vorrei tanto sentirla dire che perché i miei genitori mi hanno sempre sostenuto, mi hanno sempre lasciato libera a credere nei miei sogni. Questo per me sarebbe il più grande complimento di tutti, perché non è facile da genitore. No. E mi viene da piangere anche, vedi? No, mi viene da piangere, non è facile. Non è facile perché tu dai genitori cerchi di imporre, magari cerchi anche di recuperare cose che tu non hai fatto, non sei riuscita a fare determinate cose, vuoi che tuo figlio riesca a fare quello. Invece lasciare la libertà, sempre, insomma, sei lì come rete di protezione, no? Però lasci la libertà di esplorare, perché la vita è sua, non è più noi e lei piccola che dobbiamo nutrirla e vederla crescere, insomma, questa è la nostra responsabilità. Adesso è libera di esplorare il mondo dal suo punto di vista, e quindi riuscire a stare in silenzio, che io ho sempre cercato di fare, ascoltare più che parlare e sentire dove stava andando con i suoi pensieri, con il suo modo di essere, e lasciar sviluppare la propria personalità senza essere ingombrante, ma esserci, la cosa più importante. E fino adesso devo dire che lei gode di questa libertà, riesce a realizzare, a concretizzare, vedo tappa dopo tappa, e in questo rivedo tantissimo di te in Stella, cioè il fissare un punto di arrivo, lavorare per riuscire a raggiungerlo, fissarne, sì, un altro, le idee molto chiare, determinata, bellissima. Più di me probabilmente, io sono più anche vivo la giornata, scivolo dentro le cose, io l'ho sempre detto, un po' scivolo sulla buccia di banana, mi capita una cosa, dico oh caspita, sì, cioè, altrimenti com'è possibile che io mi sono trovata sul palco a fare cabaret vestito da Crusca e Tatiana con Gabriele Cirilli, com'è possibile? Sì, io timida a scuola in Svezia, una ragazza, diciamo, com'è possibile che, pensa se mi fosse vista a 15 anni stare su un palco in Sud Italia con Gabriele Cirilli vestita, no, con la parrucca, le cose, e far ridere la gente davanti a me, no, impossibile. Quindi mai dire mai nella vita, è veramente, la vita è incredibile, che ti propone delle opportunità a volte impensabili, tocca a te coglierli e far qualcosa. In televisione hai fatto diversi programmi, sei da quanti anni? Cioè, allora, la trasmissione di Fazio, che tempo che fa? Io sono sposata con te e con Fabio Fazio. Ecco, esatto. Da quanti anni? Perché il programma ha 20 anni. 20 anni, io ho 18, diciamo, sì. Da 18 anni sei lì, quindi ne hai visti tanti di personaggi passare.
Non chiedermi qual è stato il personaggio più importante, quello che ti è piaciuto di più. Non farmi questa domanda, non è possibile. No. Allora dico Daniele Bossari, che è passato qualche volta. Sono stato lì. Sì. No, io voglio capire adesso come si sta trasformando questo tuo lavoro, la tua professione. Cioè, parlando proprio anche dell'idea del futuro, cosa ti piacerebbe, quali sono i sogni, quelli che puoi svelare, rivelare, l'impostazione della tua vita, l'ideale della vita. Beh, questo è difficile, appunto ho appena detto che sono una che vive la giornata, cioè che dipende quella che mi capita, e adesso sto facendo anche giro un po' l'Italia raccontando il paesaggio attraverso lo sport e la natura con una piccola rubrica, si chiama Le vie green di Filippa, e questa è un po' una cosa piccola che ho accettato perché voglio vedere cose belle, voglio divulgare la bellezza, la natura, lo sport, l'ambiente e star bene mentre lo faccio con poco stress, devo dire. È proprio quello di ritagliare del tempo per me, è lavoro certamente, ma mi porta a visitare dei posti straordinari raccontandoli, quindi questa è già una cosa. Quello che dico sempre, no, ma come non ti devi accontentare nel ruolo che hai fatto, dovresti far di più, ma non tutti sognano di condurre Sanremo, cioè, e questo è forse difficile capire. Poi anche tutti che dicono perché non fai un programma così, perché non fai un programma così, non è così facile riuscire a realizzare determinate cose, non è che tu ti metti a fare, cioè, ci vuole la TV, è difficile, insomma. No, questo sì, però ad esempio attraverso i social adesso ognuno diventa broadcaster, cioè sì, trasmette i propri contenuti con, come si dice, content creator in questo senso, e io ti vedo, se posso dire, sbilanciarmi, adesso forse sono ispirato anche dal colore verde del tuo vestito, però ti vedo molto legata al mondo delle piante, cioè sì, vedo una tua sensibilità, un rapporto con il regno vegetale che è incredibile, cioè la passione per i fiori, per gli alberi, per la natura, quello che stai dicendo, quello che porti dalla Svezia, no? Che abbiamo raccontato, sì, anche molto qui nella nostra conversazione. Cioè, tanto che è un sogno che ho di avere una mia serra. Sì, infatti sto cercando il terreno. Se qualcuno mi ascolta, io siedo. No. Sì, vorrei tanto. Cioè, dai, dimmi un po', viaggiamo sì, con la testa. Sì, ma questo non è, cioè, non è lavoro, questa è la vita che vorrei. Insomma, io credo sempre importante avere dei sogni, di cercare di raggiungerli. E magari non li raggiungi neanche, ma comunque c'è la carota lì, quella che vorresti idealmente avere. Quindi vorrei avere un terreno, avere una serra dove coltivo i miei fiori, le mie piante, insomma stare in contatto proprio sempre, curarli, vederli crescere, insomma accudire. Portiamo anche lui? Whiskone. Whisky. C'è whisky qui, qua. Guarda che è stato qua buono buono sotto il tavolo. Whisky è il nostro cane, no? Lo spieghiamo, lo diciamo. Come è arrivato nella nostra vita? Fammi ricostruire un secondo. Beh, andando a vivere fuori Milano, appunto, era anche una promessa a Stella per farla, insomma, vivere questa scelta, questo cambiamento con più. Abbiamo usato il trucchetto del cane. Sì, sì, sì. Che dava, cioè, che portava anche tanta gioia a tutti. Sì. Quindi stando in una casa dove avevamo il giardino potevamo anche avere un cane. Sì, arrivato. Però tu, questa è un'altra, no, delle tue caratteristiche. Mettiamo così, stiamo delineando il tuo ritratto, mm-hmm, che è un po' tipo ormai un angelo per me. No, però no, perché è vero. Anzi. No, però è anche non solo con il regno vegetale, ma anche quello animale. Cioè nel senso che non sono solo gli altri esseri umani, in ma proprio le creature. Tu vedi un uccellino, un gattino, una roba, immediatamente lo vorresti adottare. Sì, ma tanto è che soffro per le piante quando siamo in vacanza, no? Quando siamo in Umbria, dove abbiamo la nostra piccola cottage, soffro pensando alle piante che sono a casa da soli. Però io non te lo dico perché non voglio metterti questo ulteriore, insomma, ansia, le tue ansie, però io tipo voglio che qualcuno vada lì a vedere se stanno bene, che se hanno l'acqua, se hanno il sole, l'aria, insomma. E quindi le sento tanto. Figurati il cane. Guarda, gli animali. Che questo, scusami, è scientifico, eh? La dottoressa Stefania Piloni, qui dove sei tu, anzi, ci ha proprio detto che le piante hanno una coscienza. Quindi adesso soffrirò, sentono ancora di più la prossima no, vacanza. Le verranno con noi in vacanza. Okay? Ma no, loro sentono comunque che tu le ami. Quindi, in questo figurati senso, quando tuo padre ha portato a casa due pulcini per Stella, cioè due galline, ti ricordi? Sì, no? Che mi ricordo.
e stavano in questa gabbietta, ma io soffrivo tantissimo nel vedere la gabbietta, quindi le lasciavo libere in cucina. E ovviamente un disastro, perché non possono vivere in una cucina, però erano lì da sole, quindi io tutto il giorno stavo per terra con questi pulcini che pensavano io fosse la chioccia, no? La gallina, e stavano addosso a me, si addormentavano le mani, e quindi non riuscivo più a fare nient'altro che stare con queste galline. E alla fine poi l'abbiamo riportato in fattoria, perché era impossibile avere due galline in casa che iniziavano a camminare, no? Ma ti vedi quindi circondata da tipo fattoria degli animali, no? Questo senso? No, questo forse no, sì, più cani, più animali, sì, mi vedo. Non gattara, sono più per i cani. E invece con me? Abbiamo parlato di tante cose. Ti tengo, cambio tutto, ma ti tengo. Cambio case, cambio situazione di lavoro, ma ti tengo, amore, ti tengo. No, io volevo, ringraziarti tanto, lo faccio sempre, lo faccio praticamente quotidianamente, però ci sono stati dei momenti, Filippa, che veramente, lo sappiamo, insomma, sì. Difficili e dire poco, però io l'ho raccontato apertamente, pubblicamente, in più occasioni, perché le crisi sono state due, quelle veramente importanti, no? E l'ultima, si parla di una mia malattia, eccetera, cioè l'abbiamo vissuta assieme e tu mi hai sostenuto tutti i giorni, e ancora una volta lo voglio ripetere, la tua forza, la tua, eri sempre solare, mi hai sempre mantenuto vivo in questo, e come hai fatto? Cioè, lì non ci siamo mai concentrati invece sul tuo aspetto, sulla difficoltà di chi deve convivere a fianco a una persona problematica o che ha, no, che sta soffrendo o che ha delle patologie particolari. Cioè, come si fa? Ma si fa, basta, non si fanno queste domande, e se si fa, cioè non è che si può. Non vuole, è scontato, no, Filippa, ma io non lo, è scontato lo trovo essere invece a disposizione 24 ore al giorno, io di notte magari, tu eri sempre carina, sempre gentile, sempre dolce, sempre. Per me non c'è proprio, io trovo che sia invece scontato, cioè lo so che si dice non è scontato, però invece se ami qualcuno, cioè se senti questa necessità, lo fai e basta, non è che ci vogliono i premi dopo. Però ti dico un'altra cosa, durante la tua prima crisi, che era interiore più che esteriore, no? Che quando depressione, lì mi ricordo quante volte che ti ho parlato che io ero convinta di poterti dare la chiave della felicità, perché io pensavo di averla, no? Io ho trovato, io mi sento sempre felice, mi sveglio felice, infatti può essere irritante, mi rendo conto, però è così. E quindi ho detto, ma dai, ma è facile, caspita, fai così, 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 questa è la chiave. Poi ho capito che questa era la chiave mia, della mia felicità, che non va, non funziona per qualcun altro. E poi è stato difficile anche di capire il tuo malessere, no? Perché è difficile spiegarlo in parole ed è difficile quindi poterlo aiutare se l'altra persona non si apre. Questo è stato forse il momento più difficile. Invece in una malattia dove si cura qualcuno, ha degli appuntamenti, devi portarli alle cure, le terapie, devi cucinare, devi far sì che prendano portare avanti la famiglia, tutto sì qua. Ma far sì che prendano la medicina, le cose, è più una cosa concreta, più facile da gestire, perché ti senti veramente utile in qualche maniera, no? Nell'altra è più, non si riesce a toccare il malessere, quindi non si sa come puoi essere utile o non utile. Invece nell'altro aspetto diventi un po' l'infermiera che cerca di capire le necessità e con amore lo porta avanti, ma è stato più facile per me questo. Ed è spasta, però, cioè, okay? Nel senso, va bene? Va bene, volevo dirti che ti amo. Anch'io ti amo. Anzi, poi. Yoga Esca Day. Oh, wow, ma è la prima volta che lo dici. Yoga Esca Day. Profondo Boss è un podcast scritto da me. Montaggio e musiche di DJ Ala. In redazione Chiara Carsenzola, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.